Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mio Signore, vengo a te a deporre ai tuoi piedi il mio volere. Voglio darti l'amore e soddisfazione completa e riconoscerti per tutti, mio Signore. Mio Dio, ti do nel mio volere, mio Re. Dal Libro di Cielo, volume 8, capitolo 4, 4 luglio 1907. Stavo pensando, come mi sono ridotta cattiva, eppure il Signore non mi corregge, non mi rimprovera. Mentre ciò pensavo, me lo sono sentito muovere nel mio interno e mi ha detto, figlia mia, cammina, cammina. Se io sono bontà, misericordia, dolcezza, sono anche giustizia, fortezza, potenza. Se io ti vedessi retrocedere o commettere difetti volontari alle tante grazie che ti ho fatto, meriteresti di essere fulminata e ti fulminerei davvero. E se non lo faccio, tu stessa capisci il perché. E se sempre non ti parlo, tu rumina sempre nella tua mente quante verità ti ho insegnato e poi entra nel tuo interno. Unisciti con me ed io starò sempre insieme con te ad operare interiormente. Capitolo 5, 10 luglio 1907. Trovandomi nel solito mio stato, mi sono trovata fuori di me stessa insieme col mio adorabile Gesù e vedendolo coronato di spine, gli ho tolto la corona e con ambo le mani me la sono messa sulla mia testa, premendola ben bene. Oh, come sentivo penetrarmi le punture, ma mi sentivo felice di soffrire per alleggerire le pene del mio Gesù. Poi ho detto, mio buon Gesù, ditemi, resta molto tempo per portarmi al cielo? E lui, anzi, pochissimo. Ed io, il vostro poco possono essere 10, 20 anni. Già ne conto 42.
E lui: non è vero. I tuoi anni non sono altro che da che incominciasti ad essere vittima. La mia bontà ti chiamò e tu puoi dire che da allora incominciasti a vivere davvero. E come ti chiamai a vivere la mia vita in terra, così tra poco ti chiamerò a vivere la mia vita in cielo. In questo momento dalle mani del benedetto Gesù uscivano due colonne e che formavano poi una sola, che le teneva appoggiate sulle mie spalle ben forte, senza che io potessi spostarmi di sotto, e che chiamandomi a vivere in cielo non ci stava chi andasse a mettere le spalle sotto a quelle colonne, e rimanevano sospese nelle sue mani, e stando sospese succedevano stragi di ogni sorta. E comprendevo che queste colonne erano la Chiesa e il mondo, uscite dalle sue mani santissime, tenute nelle sue sante piaghe. Sempre lì staranno, ma se il buon Gesù non avrà dove appoggiarle, si stancherà ben presto a tenerle sospese nelle sue mani. E guai, ma guai da far raccapricciare. Sono tali e tanti che credo meglio farne silenzio. Continuando il mio solito stato, per poco è venuto il benedetto Gesù. Ed io, senza pensarci, ho domandato: Signore, ieri mi confessai. Se io fossi morto, essendo che la confessione rimette le colpe, non mi avresti portato dritta in paradiso? E lui: figlia mia, è vero che la confessione rimette le colpe, ma la cosa più sicura e certa per esentare il purgatorio è l'amore. Sicché nell'anima l'amore deve essere la passione predominante, amore il pensiero, la parola, i movimenti, tutto, tutto deve essere coinvolto da questo amore. Onde che l'amore increato, trovando amore, trovando tutto amore, assorbe in sé l'amore creato. Difatti, che cosa fa il purgatorio se non riempire i vuoti dell'amore che ci sono nell'anima? E quando riempie questi vuoti, la manda al cielo. Se questi vuoti non ci sono, non è cosa che al purgatorio appartenga. Bene, molto istruttivi come sempre questi capitoli sotto vari punti di vista. E soprattutto, nonostante come sempre si faccia riferimento qua e là ad esperienze personali del tutto straordinarie di Luisa, e si può e si deve, ma se agevolmente, insomma, decodificare, parafrasare questi spunti, ecco, di meditazione, queste profonde verità nella nostra vita. Allora, il primo paragrafetto ci dice una cosa molto semplice, che non è altro che una glossa al Vangelo. Gesù nel Vangelo ha detto chiaramente: a chi molto fu dato, molto sarà chiesto, a chi fu affidato molto sarà richiesto molto di più. Luisa ha ricevuto moltissimo dal Signore, cioè, lei qui si lamenta, dice: guarda, il Signore non mi corregge, non mi rimprovera, cioè non mi parla direttamente, cosa che lei viveva in maniera frequente, diciamo così, ordinaria, abituale. E questo comporta delle grandissime responsabilità e, vedete, a chi molto è dato, molto è chiesto. Se io ti vedessi commettere un difetto volontario, retrocedere, dice Gesù, ti meriteresti di essere fulminata. Ricordandole, e questo dobbiamo ricordarlo tutti, anche dentro l'orizzonte della divina volontà che ci mostra, e lo vedremo anche oggi, il volto più autentico di Dio, che è l'amore, lo stato puro. Però l'amore allo stato puro non deve mai farci dimenticare che Dio è anche giusto, forte e potente. Chi vive nell'amore, chi vive d'amore, come dire, spero che si intenda bene quello che sto dicendo, la giustizia è come se non esistesse, perché non c'è bisogno di esercitarla, d'accordo? Non c'è niente, insomma, che chieda al Signore l'esercizio della giustizia, specialmente in questi termini, non meriteresti di essere fulminata. Però quando dalla nostra parte l'amore difetta, lo vediamo anche poi nelle considerazioni che Gesù fa nel Purgatorio,
Giustizia esige che ci sia un bilanciamento, ci sia un qualcosa che riporti l'equilibrio, il famoso equilibrio che costituisce una delle basi portanti della divina volontà e della vita nella divina volontà. E quindi dopo questo richiamo alle responsabilità, quindi Gesù sta dicendo tra le righe: t'attenta, non sta lamenta troppo che non ti parlo sempre, non ti rimprovero pure per le minime cose, ma ricordati che per tutto quello che già hai avuto è guai a te se retrocedi o se commetti difetti volontari. Quindi non guardare a quello che io non sto facendo di più ancora, guarda al molto che ho già fatto, gli sta dicendo, no? Ecco. E attenzione a un'altra cosa, che questa sia per noi, cioè che vale in generale, noi non dobbiamo andare sempre a cercare, come dire, nuovi ammaestramenti, nuove cose, che Gesù ci dica qualche cosa di nuovo, capite? Il prurito delle novità può, come dire, nascondere un difetto, che può essere sia la curiosità, sia anche la gola spirituale, la chiamano i maestri di spirito, no? Cioè, voglio sapere particolari nuovi, dettagli nuovi. Tu dici, rumina le tante verità che ti ho insegnato. I maestri di spirito hanno sempre detto, meglio poche cose ben assimilate, capite? Perché la molteplicità delle cose passa nella nostra mente e poi inevitabilmente va a finire nel dimenticatoio, perché la nostra mente non ce la fa. Pur per le nostre imperfezioni strutturali, non siamo come Dio, cioè Dio non dimentica nulla, la Madonna non dimentica nulla, cioè se acquisisce un'informazione, quell'informazione si fissa nella memoria ed è sempre a sua disposizione. Per noi non è così. Questa è una delle nostre strutturali imperfezioni e deficienze derivanti dalla debolezza creaturale. Per cui una cosa, per fissarla nella memoria, ci devo ritornare, e devo saper discendere le cose fondamentali dalle cose accessorie e polarizzare l'attenzione interiore sulle cose fondamentali. Ecco perché Gesù torna spesso anche sulle stesse cose, no? Cioè, 36 volumi di scritti, per chi li legge, cioè, spesso e volentieri il Signore ritorna, cioè abbiamo dei temi classici per quanto riguarda i primi 10, la costanza, la perseveranza, l'amore, la pace, il non fare le cose per motivazioni umane, farle solo per lui, farle con rettitudine di intenzione, saper discernere la volontà di Dio nei fatti. Queste cose ricorrono sempre, le troviamo sempre qua e là, no? Perché Gesù, da buon pedagogo, conoscendo anche la natura umana, insiste, d'accordo, su alcuni punti fondamentali perché possano essere fissati nella nostra anima e non cadere nell'oblio, perché, capite, la parola che viene dispersa al vento è come la parabola del seminatore, il seme seminato sulla strada, uno l'ascolta con gioia, poi viene il diavolo, se la porta via. Ecco, diavolo è anche, come dire, in senso indiretto e remoto, no? Perché questa nostra debolezza strutturale è una delle conseguenze del peccato originale. Adamo mica si scordava le cose, assolutamente, insomma, così come non se ne scordava assolutamente la Madonna, no? Ecco, quindi questo è fondamentale. Tornare, meditare, ruminare è una delle cose fondamentalissime, perché si fanno progressi quando ciò che ci sta a cuore, ciò che è importante per la nostra interiorità, si fissa veramente dentro il cuore. Ora, questo è per quanto riguarda il primo paragrafo. Secondo paragrafetto, ecco qui, grandi insegnamenti, no, di Gesù. Numero uno, il tempo. Ecco, noi sappiamo che il tempo dal cielo lo contano diversamente da noi, dice. Manca poco a portarmi al cielo, pochissimo, gli dice. Figurate, siamo nel 1907, lui si è morto 40 anni dopo, infatti faceva bene a preoccuparsi, dice, il vostro poco possono essere 10-20 anni,
Se già ne conto 42, cioè Luisa nel 1907 aveva 42 anni, è del 1865, no? E faceva bene a preoccuparsi, perché ce ne doveva stare altri 40 sul pianeta Terra, insomma, no? Ecco, e questo non deve stupirci. La Madonna, Suor Lucia di Fatima, nella prima apparizione, gli disse, dice lui, Lucia, Giacinta e Francesco li porti subito in cielo. Sì, cioè, tu devi rimanere ancora un po' di tempo sulla Terra. Quindi dal 1917, adesso non mi ricordo l'anno preciso in cui è morta Suor Lucia, ma sicuramente dopo il 2000, perché nel 2000 era presente la diffusione del terzo secolo di Fatima, quindi già dal 1917 al 2000 sono 83 anni, insomma, è mica una settimana, insomma, no? Quindi è morta poco dopo, insomma, però, ecco, il libro dell'Apocalisse termina mettendo in bocca a Gesù le parole, ecco, io vengo presto, insomma, secondo il nostro orologio, sono quasi 2000 anni che Gesù è sceso al cielo, insomma, quindi proprio prestissimo, non è secondo il nostro orologio, però, ma secondo l'orologio del cielo, agli occhi del Signore un giorno vale 1000 anni e 1000 anni come un giorno solo, dice l'Antico Testamento, ripreso anche da San Pietro, dice, se 1000 anni vale come un giorno dopo, non sono passati manco 2 giorni, perché al 2033 ancora non ci siamo arrivati, quindi dice, che vuoi? Torno presto significa tra 4-5 giorni, quindi sarebbe 4000-5000, insomma, no? Quindi è così, questo che cosa ci ricorda? Attenzione, noi non possiamo dire, ah, padre, io ho pregato il Signore che mi facesse la grazia e non me l'ha concessa. Dico, hai pregato? Dico, e quante volte? Gliel'ho chiesta una volta questa cosa qui, dico, una volta sola. Dico, chi te l'ha detto che il nostro Signore poi non te l'ha concessa? Può essere quella cosa che tu gli chiedi oggi, te la concede tra 10 anni. Gli ho chiesto la conversione di mio figlio sta sempre più indiavolato. Dico, chi te l'ha detto che non ti ha esaudito? Quando mai? Cioè, Gesù ha detto che la preghiera sarà ascoltata, non ha detto che lui sta, come dire, come un segretario ad essere comandato a bacchetta, che tu dici fai una cosa e 2 minuti dopo ce l'hai sulla scrivania. No, non ha detto questo, ha detto che la preghiera ben fatta e secondo la sua volontà sarà sempre esaudita, ma non ha detto quando. Può darsi che la conversione di tuo figlio che tu hai chiesto al Signore sarà esaudita in modo che tu non lo saprai mai, cioè che tuo figlio 5 minuti prima di morire in punto di morte chiede perdono e fa un atto di contrizione perfetta e ottiene la misericordia e non va all'inferno. Questa era la sua conversione, d'accordo? Non è detto che si converte dopo una settimana, diventa santo e si fa prete, questo non lo possiamo sapere. Quindi facciamo sempre molta attenzione, insomma, a ricordare che sì, tanto buono nostro Signore, ma Dio è Dio, d'accordo? Quindi c'ha un suo mondo, c'ha i suoi orizzonti, c'ha sue vie che ci sovrastano, quindi non mettiamoci a pensare a Lui con le nostre piccole categorie umane, perché andiamo inevitabilmente fuori strada. In questo paragrafo ci sono altre due cose importanti che Gesù le dice, ecco, tra il serio e il faceto, ma più serio che faceto, dice, tu c'hai 42 anni, no, tu hai cominciato a vivere da quando hai cominciato ad essere vittima, solo da allora cominciasti a vivere davvero. Quindi certamente essere vittima è una grande cosa, ma che cosa gli sta dicendo Gesù? Tu hai cominciato a vivere davvero quando hai cominciato ad entrare bene in quello che io avevo pensato per te, perché essere vittima è una chiamata ben specifica di Gesù, è una vocazione particolare a cui la creatura deve rispondere volontariamente, entrando in questa dinamica. Questo vale per tutti, non vale solo per le vittime. Io ho cominciato a vivere quando ho cominciato a fare sul serio quello che Dio vuole da me, ai suoi occhi. Perché il resto della vita è detto certamente tra le righe, in maniera implicita, ma neanche troppo difficile da capire. È tempo perso, è vita sprecata, questo sta dicendo Gesù. D'accordo? Ecco, quindi, ecco perché, per esempio,
Noi cristiani innanzitutto festeggiamo il giorno del nostro battesimo più che la data di nascita, perché il giorno del nostro battesimo è l'inizio, diciamo così, ufficiale della nostra vita soprannaturale. Poi bisogna vedere che cosa ce l'abbiamo fatta, no? Per questo Papa Francesco, quando faceva le catechesi sui sacramenti davanti a tutta Piazza San Pietro, diceva: chi di voi sa la data del battesimo? Cosa che, modesti a parte, tante volte, insomma, parlando di queste cose anche dal pulpito, ho chiesto ai miei fedeli: no? Chi si ricorda la data del battesimo? Questo ci fa anche capire la nostra delicatezza. La data del battesimo è una data fondamentale, più importante della nostra data di nascita. Io non ho il filo diretto col Padre Eterno, ma presumo, ecco, per esempio, che in cielo, se si continua a festeggiare qualcosa della terra, queste sono mie illazioni del tutto personali, penso che la data del battesimo sia festeggiata quantomeno di più della data della nascita della terra, perché la data della nascita della terra non è neanche la data della nostra vera nascita, cioè nel senso che la creazione della nostra, forse si festeggia in cielo la creazione della nostra anima, sì, quando ho cominciato ad avere l'essere, ma questo ci è ignoto a molti di noi, quindi forse lo sapremo dall'altra parte, no? Ma la data della nascita della terra, insomma, sì, è il momento dell'inizio della prova, insomma, no? Però tra l'altro non comincia manco subito, perché i primi anni di vita siamo del tutto incoscienti e responsabili, insomma, no? Quindi è bene ritenere però questo insegnamento di Gesù: primo, che si comincia a vivere quando si comincia a fare la divina volontà, e secondo, che il problema della quantità della vita è un problema che noi dobbiamo sempre leggere in termini di divina volontà. Cioè, la vittima, Gesù lo spiega, lo fa capire a Luisa, è come dire, Gesù porta sulle mani la Chiesa e il mondo. Bellissima questa immagine, no? Gesù non ha a cuore soltanto la Chiesa, Gesù ha a cuore il mondo intero, perché in tutto il mondo, questo teniamolo sempre presente, ci sono le sue creature, sono sue creature, non è che sono bestie rare, anche gli altri 6 miliardi di persone che non sono cattolici, e Dio si prende cura di loro, non è che li abbandona, non sono cattolici, qui non sono cristiani, d'accordo, altri fanno parte di altre religioni, e non è che questi, cioè, il nostro Signore gliene importa niente, gliene importa soltanto della sua Chiesa, e gli altri sono cani randagi da maltrattare o da ignorare, assolutamente. Quindi nel nostro cuore, ecco, di figli di Dio sono presenti tutte le necessità, tutti gli uomini di buona volontà, tutti gli uomini del mondo, c'è una preghiera eucaristica stupenda, a mio avviso, che è la numero 4, che ha proprio questo respiro mondiale, no? Dice, proprio durante la preghiera eucaristica si dice: Signore, ti offriamo un sacrificio per il Papa, per i Vescovi, per il clero, per tutti quanti i fedeli e per tutti quelli che ti cercano con cuore sincero, d'accordo? Quindi anche la vita della Chiesa e la mediazione della Chiesa ha a cuore il mondo intero. E certo, noi chiediamo come prima cosa la conversione, conoscano Gesù, ma molta gente si convertirà mai, e questa gente che fine fa? Qui attenzione anche ad essere ben formati, mica penseremo, la Chiesa non insegna questo, tutti questi se ne vanno ipso facto all'inferno, tutti quanti, la Chiesa non insegna questo, attenzione, la Chiesa insegna l'universalità della possibilità di accesso alla salvezza anche per i non cristiani in virtù della opera della redenzione realizzata da Cristo, che è universale, e della mediazione della Chiesa, che è universale. Adesso non voglio approfondire troppo questo discorso, che è più catechetico che meditativo. Ecco, però questo significa che la missione terrena di un cristiano ha un respiro grosso, ecco, e anche vivere nella divina volontà con tutti gli atti che si fanno ha un riverbero che non influisce positivamente solo sulla Chiesa, ma sul mondo intero, che è tutto guidato dalla divina volontà e dalla divina provvidenza, per ogni essere umano. Questo non dimentichiamolo. Pensare a queste cose determina poi anche un modo
di trattare ogni essere umano in quanto essere umano, insomma, certamente più elevato e più nobile. Ultima cosa, la potenza dell'amore potremmo chiamarla. Molta gente, anche tra i cattolici, oggi è il penultimo mese di novembre, giorno di novembre, giorno del mese di novembre, tra l'altro inizia anche la novena all'Immacolata, stiamo, ecco, proprio in giornate di raccordo, non stiamo per dare l'addio a Dio al mese che la Chiesa dedica ai defunti e il benvenuto al mese, a mio gusto personale, il più bello dell'anno, insomma, quindi con l'Avvento e col Natale, con l'Immacolata, con tutto ciò che caratterizza questo tempo bellissimo che ci porta proprio in misteri belli e che porta anche un po' di luce, ecco, anche se molte volte cerchiamo di oscurarla al mondo intero, perché il Natale mi sembra che fondamentalmente rimanga comunque il Natale, anche se non cessano, insomma, le cose che tutti conosciamo, insomma, i soprusi, i tentativi di cancellare perfino il ricordo di Nostro Signore Gesù Cristo, eccetera, no? Comunque, questo per dire tema purgatorio, ecco, purgatorio c'è, non è una sala d'aspetto, assolutamente, perché è un luogo dove ci si purifica. Gesù ne dà una definizione, diciamo, bella, è il luogo del riempimento dei vuoti di amore. Gesù ne parla in questi termini. Quindi Luisa fa una domanda tecnica, no? Dice, ma mi sono confessato, dice, se io fossi morta la confessione rimetterei le colpe e non mi avresti portato in paradiso? La risposta esatta è no, perché la confessione rimette le colpe, ma non rimette le conseguenze, le pene dovute per il peccato, come la Chiesa insegna, no? Per le quali ci vogliono preghiere, elemosine, suffragi, penitenze, eccetera, eccetera, no? Cosa che era, è e resterà sempre vera. Però c'è una via, la via delle vie. Perché che cos'è in realtà pregare un po' di più? È amore verso Gesù. Offrire una penitenza è amore verso Gesù e verso il prossimo, se la penitenza è offerta per il bene del prossimo. Fare un'elemosina, è amore. Invito le persone ad ascoltare un'omelia dei giorni scorsi a Santa Marta, dove, parlando della vedova importuna, Papa Francesco spiegava che la condivisione dei beni, che è una cosa a noi è fondamentale per il cristiano, dice, ma io non arrivo alla fine del mese, t'avanzerà qualche monetina dentro il portafoglio, come la povera vedova, quanto t'avanza? 2 euro al mese? E dalli in quelli in beneficenza, se è proprio vero che non arrivi, cioè che sta esattamente, per carità, in condizioni disperate, no? Che te fanno 2 euro? Te fanno niente. È un modo con cui condividi. Non hai possibilità di fare grande elemosine, controlla il guardaroba e guarda quanta roba non ti metti addosso tra vestiti e scarpe. Dalle quelle cose. È il tuo modo di amare, no? Quindi questo è un punto cardine nella vita cristiana. Noi non possiamo, cioè, dentro queste problematiche entrano la povertà evangelica e entrano anche la carità verso il prossimo, l'attenzione verso chi è privo del necessario. Noi non possiamo fare, come dire, gli indifferenti e pensare che sono sempre problemi di altri. Questo non è cristiano, questo qui. E non è vita nella divina volontà, ovviamente. Ora, quanto più uno è vivo e attivo nell'amore in tutte le sue forme, d'accordo? Amore anzitutto, amore ardente verso Gesù e verso la Madonna, amore che si fa carico anche dei loro dolori, amore che ha a cuore ciò che sta loro a cuore, e amore universale nei confronti di tutti. L'amore deve essere la passione predominante, amore il pensiero, pensieri d'amore nei confronti di tutti. Facile avere un pensiero d'amore nei confronti di Gesù o di Maria, anche se facile entro certi limiti, perché pochi ce l'hanno di questi tempi. Più difficile avere pensieri sempre d'amore verso il prossimo, d'accordo? Parole d'amore verso, movimenti d'amore. Pensiamo un pochino ai movimenti d'amore, no? Siamo uno sguardo altezzoso, sprezzante, d'accordo? O quando uno, per esempio, volta le spalle e se ne va,
D'accordo. O che ne so, uno sta facendo una cosa, gliela togli di mano e la cominci a fare tu. Questi sono gesti d'amore, questi. Questi sono cose molto più eloquenti che se si dà un cazzotto. Capito? Perché tu stai disprezzando una persona, la stai mortificando gratuitamente, insomma, no? La stai proprio trattando come una pezza da piedi. Questo non è amore, questo qui. L'esame di coscienza, specie per chi si fa chi fa la confessione se è frequente, è bene che sia fatto su questo, è bene anche non per farsi venire gli scrupoli, ma per andare proprio a perfezionarsi. Non serve poi di dire nei minimi particolari, insomma, però per noi è fondamentale. A chi ci tiene a non farsi il purgatorio, chiaramente, eh? Tutti hanno paura del purgatorio, io non lo voglio fare. Guarda che vale più se fai tutto amore che non se ti ammazzi di penitenza tutta la vita senza un briciolo d'amore, perché ricordiamo che anche il valore che hanno le opere penitenziali, che sono importanti agli occhi di Dio, ma non hanno nessun valore se non sono fatte per amore e con amore, eh? Zero. Quando San Tommaso d'Aquino parla della passione di Gesù, che è stata acerbissima, terrificante, dice: sì, verissimo, dobbiamo contemplare i dolori di Gesù e piangere di sopra, ma dobbiamo vedere soprattutto l'amore con cui li ha sofferti. Cosa che si vede benissimo nelle ore della passione, perché è l'amore con cui li ha sofferti che dà valore a quello che ha sofferto. Tutto deve essere coinvolto, e chiudiamo, dice Gesù, da quest'amore, in modo che l'amore increato, perché questo è Dio, trovando tutto amore, assorbe in sé l'amore creato. E se tu non presenti vuoti di amore, al purgatorio non c'è niente da fare, e quindi non ci vai. Ecco, quindi facciamo in modo, per quanto possiamo, di colmare tutti i vuoti di amore, attenzione a tutti i livelli, pensiero, parola, movimenti, dopo le opere, che bisogna fare anche le opere, ma pensiero, parola, movimenti, desideri. E quando uno è tutto amore, c'è poco da chiacchierare, si vede da quello che fa. Bene, Santa Vergine Maria, anche oggi abbiamo questi insegnamenti di cielo, ecco che con il tuo aiuto rumineremo bene con nel nostro cuore, mettendoceli bene in testa, insomma, come ama dire il pontefice regnante, mettendoceli bene in testa, ecco, soprattutto questo dell'amore e anche il fatto dell'importanza che c'è nell'adempiere quello che Dio vuole da noi e di quando veramente iniziamo a vivere. Ed il fatto di non andare a stare sempre a cercare cose nuove, ma ad assimilare bene quelle vecchie, portarle bene nel nostro cuore perché diventino carne della nostra carne e vita della nostra vita. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.